Come sapete, il comparto fotografico dei telefoni è diventato mostruoso, ormai non solo più su quelli di fascia alta, e con un po' di pazienza e un po' di pratica si possono scattare foto e registrare video davvero di qualità. Anche per questo, negli ultimi anni, le applicazioni mobile per il ritocco e l'editing sono migliorate tantissimo, arrivando a livelli sorprendenti. Prendete ad esempio Snapseed. Consente di fare correzioni estremamente complesse in pochi passi e soprattutto è super intuitiva, il che la rende alla portata di tutti. Io stesso ultimamente, specialmente per le cose da pubblicare al volo, ho smesso di passare tutto sul computer e lavorare per poi magari rimettere sullo smartphone e postare. Lo faccio direttamente con il telefono. E oggi voglio presentarvi proprio alcune app che vi permetteranno di effettuare correzioni di questo tipo in modo assolutamente completo. Iniziamo vedendone due per le foto, per poi passare a una per i video e una per l'audio, più o meno. Premetto che le prime non sono app che consentono una modifica a tutto tondo delle fotografie. Per quello c'è Snapseed di Google che non ha rivali e che non dovrebbe proprio mancare dallo smartphone di un appassionato. Le due che voglio mostrarvi oggi sono più particolari, nel senso che fanno una sola cosa, ma la fanno decisamente bene. La prima è Picnic, che sostanzialmente permette di cambiare il cielo. E attenzione, non solo correggerlo, proprio cambiarlo, nel senso che ci sono diversi preset e ciascuno non agirà solamente sulla luminosità e sui colori, ma addirittura sulle nuvole, togliendo quelle eventualmente presenti e aggiungendone di nuove. Ovviamente, a seconda della luce e dei colori del cielo, cambiano quelli dell'ambiente circostante, e Picnic si occupa anche di questo modificando i riflessi e la tonalità. Per creare un effetto notturno abbasserà le luci e inserirà riflessi blu, per il tramonto questi ultimi saranno arancioni e così via. Inoltre i valori potranno essere attenuati per non ottenere un risultato esagerato. E basta, è tutto qui, nel senso che non ci sono altre funzioni, ma il motivo per cui ve l'ho presentata è la precisione con cui riconosce e sostituisce. Io ho fatto parecchie prove con fotografie scattate sia con il telefono che con la macchina, con foto più nitide e più sgranate, e il risultato, soprattutto considerando il fatto che la modifica è automatica, è sorprendente. Insomma, è uno strumento semplice ma veramente potente. In quanto tale, usatelo con moderazione, nel senso che quando uno scatto è inverosimile, si vede. Se voi fotografate un palazzo in piena città e poi ci mettete un cielo carico di stelle che manco foste in montagna, l'effetto finale potrebbe risultare un tantinello stonato. Poi, per carità, liberi di mettere l'aurora boreale a Torino, però, ecco, non è così realistica. La seconda app è Vimage, che consente sì la modifica delle immagini, ma aggiungendo a queste ultime dei dettagli in movimento. Avete presente quelle clip fichissime che si vedono ogni tanto su Instagram con tipo la tazza completamente immobile e il caffè dentro che gira? Ecco, Vimage fa esattamente questo. Una volta aperta potrete vedere alcune dimostrazioni delle capacità dell'app e, cliccando sul più in basso a destra, scattare o aprire una foto. Dopodiché potrete fare un minimo di editing aggiustando rotazione, luminosità, saturazione e altri valori per poi passare alla schermata con gli effetti. Questi ultimi sono già parecchi e una volta scelto quello che preferite potrete applicarlo e aggiustarne vari parametri. Inoltre, da poco è stata aggiunta la possibilità di inserirne diversi contemporaneamente, quindi potrete metterne un secondo, un terzo e così via. Purtroppo Vimage è alquanto limitata nella sua versione free. O meglio, potrete editarci le foto e usare fin da subito quasi tutte le opzioni, ma se vorrete salvare le immagini in alta qualità, senza il marchio in sovrimpressione, eccetera, eccetera, dovrete pagare. E il brutto è che non si può neanche acquistare una versione Pro, se non a 25 euro, ma bisogna abbonarsi. Da questo punto di vista sta a voi decidere se ne vale la pena. La terza applicazione, dedicata ai video, è YouCut. Per fare un minimo di editing con lo smartphone io usavo Adobe Premiere Clip, che però è estremamente limitata. Non si possono velocizzare i video ma solo rallentarli, mancano un sacco di funzioni. Diciamo che si chiama Premiere ma ha ben poco a che vedere con il programma per il computer. Poi uno di voi mi ha consigliato appunto YouCut e da allora uso solo più questa. Per quanto riguarda le features ci sono tutte quelle necessarie. Uno strumento per tagliare e separare le clip, un'opzione per aggiungere musica, sia nostra che presa da una libreria dell'app, si possono applicare dei filtri e regolare i colori agendo sui valori di luminosità, contrasto, saturazione, vignettatura, nitidezza, grana e chi più ne ha più ne metta. Potrete poi aggiungere un testo scegliendone colore e font, inserire delle emoji per spaventare a morte chi guarderà il video, davvero queste fanno paura, non mettetele mai, e agire sulla velocità.
E ancora potrete ruotare, invertire e scegliere il formato, tra l'altro ce ne sono già di consigliati per Instagram, YouTube e Musical.ly, e impostare uno sfondo che può essere in tinta unita o sfocato. Come se tutto ciò non bastasse, toccando la clip avrete delle scorciatoie e potrete controllarne il volume, e la stessa cosa vale per gli elementi aggiuntivi. Una volta terminato dovrete solamente cliccare su salva, scegliere risoluzione e qualità ed esportare. Purtroppo quest'app non è disponibile per iOS, ma lo sviluppatore ha creato InShot, molto simile nella grafica e quasi identica nelle funzioni, anzi forse addirittura più completa, scaricabile sia sul sistema operativo di Google che su quello di Apple. Io tra le due preferisco leggermente YouCut per le pubblicità meno invasive, ma sul serio, le differenze sono minime. Per chiudere, timbre. Anche questa consigliatami da uno di voi e anche questa disponibile solo per Android è molto utile per l'editing audio e video, ma soprattutto per l'audio e soprattutto per le singole modifiche. E adesso vi spiego cosa intendo. Come vedete, nella schermata principale c'è un elenco di tutte le funzioni che avrete a disposizione. Cliccando su ognuna potrete effettuare la modifica corrispondente, per esempio selezionare due brani o due video e unirli, o uno solo e tagliarlo, eccetera. Il problema è che non si possono fare più operazioni in sequenza, ma bisogna farne una ed esportare, poi farne un'altra e riesportare, e così via. Per questo va bene principalmente per l'audio, come avete visto per l'editing dei filmati c'è di molto meglio, e quando dovrete fare una singola correzione. E sì, potrebbe sembrare limitata, ma in realtà io ve la consiglio comunque perché ha delle features abbastanza uniche come la conversione da video ad audio, l'estrazione di un fotogramma e la creazione di GIF. Infine, come YouCut e InShot, pure lei è gratuita con vari tipi di acquisti in app. Bene, per oggi è tutto. Io spero che queste applicazioni possano tornarvi utili. Nel caso fosse così, mi raccomando, fatemelo sapere lasciando un bel like e se ne avete qualcuna da consigliare, ci sono i commenti qui sotto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando la campanella e noi ci rivediamo la prossima settimana.